Maria De Filippi, il migliore amico di Costanzo, svela come sta. Mi preoccupa. Come sta Maria De Filippi a distanza di un po' di settimane dalla morte di Maurizio Costanzo? La conduttrice in questi giorni è tornata a prendere in mano le redini delle sue trasmissioni, di cui sono ricominciate le registrazioni. A quanto pare, però, sarebbe un momento ancora particolarmente complicato per la padrona di casa di Amici e Uomini e Donne. A svelarlo è stato Giorgio Assumma, avvocato e migliore amico di Maurizio Costanzo, il quale non ha nascosto la sua preoccupazione per la conduttrice, volto di punta delle reti Mediaset. A parlare a distanza di un po' di giorni dalla morte di Costanzo, scomparso all'età di 84 anni, è stato il suo migliore amico Giorgio Assumma. In un'intervista concessa al settimanale Nuovo, l'avvocato ha ammesso di essere un po' allarmato per la condizione di Maria De Filippi, ancora provata e addolorata dalla perdita. Mi preoccupa, dietro l'apparente distacco nasconde un'emotività profonda, ha dichiarato il miglior amico di Costanzo parlando della conduttrice. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare il vuoto che sente. Ha proseguito ancora l'avvocato Assumma, confermando che non sarebbe un momento semplice per la conduttrice di Canale 5. Il miglior amico di Costanzo ha fatto chiarezza anche sulle indiscrezioni e le voci infondate di questi giorni legate a possibili dispute tra i figli del giornalista per l'eredità. Assumma ha spiegato che Camilla e Saverio, i due figli che Costanzo ha avuto dal suo secondo matrimonio, sono particolarmente legati a Gabriele, il ragazzo che il giornalista ha adottato con Maria De Filippi, motivo per il quale non ci saranno problemi e dispute legate all'eredità. Intanto da un po' di giorni Maria De Filippi è tornata stabilmente al suo lavoro. La conduttrice, dopo un periodo di stop, ha ripreso in mano le redini delle sue trasmissioni, che assicurano ogni giorno risultati d'ascolto eccezionali nella fascia del pomeriggio di Canale 5. Dopo aver iniziato con la registrazione dell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 22, la conduttrice è ripartita anche con le registrazioni di Uomini e Donne. Nel corso delle riprese di questa settimana c'è stato spazio anche per la scelta finale del tronista Federico Nicotera, che si è congedato ufficialmente dalla trasmissione con Carola.